Amici di Motori a 360° gradi, ben ritrovati, è passato quasi un anno però ci siamo visti nelle varie puntate ospiti a zona Ciro per il calcio parlando di rally, parlando di motori e adesso parte la stagione di Motori a 360° gradi. squadra vincente non si cambia ed ecco che presento la squadra che già dall'anno scorso è entrata nelle vostre case Luana Vollero, la nostra inviata nelle auto storiche, non solo auto storiche, Pillo Le Aci, Pillo Le Noci, nuovo sponsor che è entrato nella compagine di motori a 360 ⁇ e per le due ruote, come Tantini sta per le quattro, Bruno Sandrini sta per le due ruote. Bentornato Bruno, ti ho fatto riposare qualche mese, non è vero perché ha lavorato. Ne parleremo con Bruno e i suoi ospiti, lui sarà il punto di riferimento delle due ruote nel mondo di motori a 360 ⁇ Poi sapete che un altro punto di riferimento importante è l'autonomo di Francia Corta, ma di questo ne parleremo dopo con gli ospiti. E voi sapete che questa trasmissione vive e vive veramente di sponsor, non poteva non iniziare la stagione con chi? Con l'amico Giuseppe Pezzaioli, responsabile marketing di Yokohama, Automotive, Buonasera. che... Ah, già, è già partito col piede sbagliato perché ha detto quest'anno vi daremo le nuove poltrone adesso diretta tu devi spendere la tua parola che avremo Confermo, le nuove poltrone, io nuove po poltrone per dopo l'estate le, anche perché le novità in casa di motori non si fermano qui perché non sono solo le poltrone ma c'è qualcos'altro e a questo punto siccome data l'età un po' di rimbambimento do a Luana l'onore di iniziare la stagione con Giuseppe Pezzagalli. Eh, Mamma mia, ti lo sai che io non sono abituata a stare in studio Mi sei... stare dalla parte dell'ospite per me è molto strano di solito sono eh, abituata a stare in piedi a stare al posto tuo vita. No vabbè, grazie grazie. ma innanzitutto è un onore far parte della squadra di motore 360° gradi anche quest'anno, quindi grazie per aver riconfermato la tua fiducia nei miei confronti sarà una bella avventura anche quest'anno sempre in compagnia eh, ovviamente anche dell'amico Bruno che ci accompagnerà nelle diverse, nelle diverse occasioni cominceremo anche con delle puntate di, eh, dedicate alle vetture classiche quindi parleremo eh, un po contaminati diciamo da tutto il mondo delle quattro ruote eh, ci addentreremo poi nel rally mille miglia nella mille miglia insomma sono tante le cose che abbiamo in, in cantiere tanta carne al fuoco ma tanta carne al fuoco ce l'hanno anche i nostri ospiti perché è partita la stagione quindi io vorrei così battezzare questa prima puntata di motore a 360 gradi Partendo da Yokohama e dal mondo dei rally, cosa ci racconti di nuovo? Sì, eh, quest'anno siamo tornati no, molto forti sul rally, soprattutto la, la, la terra, che come da, se, da tanti anni ci caratterizza perché abbiamo un prodotto veramente vincente e la squadra è cresciuta. Per cui, oltre a Trentin e Gigi Ricci, i soliti classici nostri portacolori. Eh, si sono aggiunti anche altri piloti come Versace, Biologhini e anche Tognozzi che si sono, hanno sposato diciamo così, i nostri pneumatici per utilizzarli sul, nei campionati terra. Difatti, siamo tornati due settimane fa dalla Coppa Liburna, eh, dove abbiamo avuto dei buoni risultati per quanto riguarda Gigi, che è arrivato primo di gruppo N. Difatti, ricordiamo che Gigi è tornato a correre con la sua vecchia, il suo primo amore che era mm. la Subaru. Eh, mentre Trentino è stato un po' penalizzato dalla, dalla, da essere il numero uno, per cui aveva la strada sporca e poi un problema al cambio e purtroppo una foratura che può capitare nei rally su terra, eh, l'ha penalizzato per tutto il resto della, della gara, perciò non, è andato, non ha avuto i risultati che si attendeva. Mentre per i rally stiamo comunque ancora sondando il terreno per, per l'asfalto, che è il nostro prossimo obiettivo. E invece, per quanto riguarda il mondo della pista, visto che ci possiamo spostare anche qui a 360 gradi, no? Yokohama per, per ogni esigenza, e quindi si può passare tranquillamente dallo sterrato alla pista? Sì, quest'anno abbiamo riconfermato il campionato, i campionati SEAT, e Leon, perciò è monogomma Yokohama e anche tutto il campionato Ibiza, oltre alla midget. Tra l'altro, quella settimana scorsa, lunedì, è stata la presentazione ad Adria del campionato. Leone di Ibiza, di tutte le macchine nuove perché la Seat ha, dei, ha fatto una, una nuova evoluzione della Leone e eravamo all'Adria proprio per testare sia sì, i pneumatici della nuova stagione per Ibiza che eh, le nuove macchine su in pista con ottimi risultati direi. Un, si, prome, si presenta una stagione molto avvincente come quella dello scorso anno, molto agguerrita. Le macchine sono molto veloci e sono veramente divertenti da guidare. Poi c'è stata questa settimana la prima gara di midget, anche quella sotto l'acqua ha un diluvio veramente <ride> universale, però eh, le macchine queste macchine sono comportate veramente molto bene e sono son dimostrate velocissime anche sull'acqua, nonostante siano eh, delle macchine che hanno una molto semplici come, come gestione della trazione e come, e come eh, meccanica. Sono comunque molto 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 veloci sull'acqua. la merito degli pneumatici. Anche, anche dei piloti, <ride> soprattutto dei piloti. Ma sai Giuseppe che eh, ti intervista e sei serio? Quando è con me sei proprio invece di eh, eh, soggezione. Eh sì. ti, ti faccio riposare un secondo, adesso chiedo a Bruno Sandrini in qualità di organizzatore di Motestar che poi eh, lo riprenderemo anche la settimana prossima, sei contento di come sta andando? Assolutamente sì, eh, siamo quasi pronti, siamo nel fermento iniziale di, di ogni manifestazione e non possiamo che essere contenti perché i feedback che ci stanno arrivando tramite ormai la comunicazione col pubblico, quindi i social network piuttosto che le email, piuttosto che tutti i metodi di comunicazione ci dicono che c'è attenzione verso la nostra manifestazione e soprattutto piace questa rafforzatura che abbiamo fatto di eh, organizzare questo eh, spazio dedicato alle famiglie, spazio dedicato ai bambini, quindi da, con la possibilità di... Eh, utilizzare il baby parking gratuito che ci sarà nel paddock per potersi godere la manifestazione e vivere una parte anche eh, dedicando uno spazio personale all'interno di una domenica fatta per famiglie. La primo appuntamento della lunga stagione è l'autodono di Francia Corta. Assolutamente l'autodono di Francia Corta che ormai è diventato la casa del motoestate eh, il 7 e l'8 di maggio quindi ormai siamo prossimi, apriamo la stagione e Sicuramente sarà un successo. Tu hai parlato di social network, chi meglio di Luana, che è la responsabile de, del social network di motori, che ha fatto fare veramente un salto di qualità. Io non ci credevo. Da buono vecchio rimbambito. Invece, l'ha detto: No, guarda, che curiamo questo discorso, ha detto: lo curi tu. e schizzato veramente sotto l'aspetto abbiamo, abbiamo iniziato, diciamo, col piede giusto, dobbiamo lavorare ancora tanto. La pagina è Devi stata lavorare per... devo lavorare ancora tanto. La pagina è stata aperta da molto, però devo dire che eh... L'appuntamento più seguito, abbiamo fatto quasi 18.000 contatti, visualizzazioni, è stato in occasione del Rally Francia Corta. Quindi, sicuramente l'autodromo è un grandissimo partner per quanto riguarda noi, ovviamente, ma, ma anche eh, suscita tantissimo interesse nel nostro pubblico. Eh, il reportage che abbiamo fatto della gara è stato seguitissimo, quindi, ovviamente, speriamo di andare avanti così. Eh, ci saranno tanti altri appuntamenti da seguire che sicuramente ci, sarà, ci daranno tantissime soddisfazioni. Il Rally Mille Miglia è amatissimo e quindi speriamo di eh, potervi dare delle informazioni ma soprattutto un reportage fotografico che sia eh, all'altezza delle aspettative, perché poi lo scatto live è sempre quello più apprezzato. Eh, mini clip video, poi tutto quello che realizzeremo e che eh, andrà in onda lo ritroverete sul sito di motori, sulla pagina di Facebook. Insomma, cerchiamo di stare eh, connessi, cerchiamo di essere social perché abbiamo tutto: pagina di Instagram, account, Twitter tutto quanto però permettimi il record lo batterei al montestare esatto ah, esatto ah. Rifare, volevo arrivare a questo <ride> vedremo 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 anche Minacciami perché tutte quelle che anche sono... perché tutte con le parolacce che tu hai detto in inglese no, sono ritorniamo invece anzi ritorni tu con l'amico sì, no, io così, ero curiosa di capire che, che cosa abbiamo in studio perché vedo dei pneumatici nuovi di zecca quindi ne... so. questo. Sì, in, effetti, in effetti questa è una Praticamente è un'anteprima, eh, in realtà è proprio un'anteprima perché è il nuovo prodotto, la 052, che andrà a sostituire il, lo storico a 048 che ci ha dato e ci sta dando tantissime soddisfazioni in termini anche di prestazioni. E questo è un prodotto eh, omologato per uso stradale, per cui si può utilizzare su, normalmente su qualsiasi, su qualsiasi vettura. Ovviamente è un prodotto prettamente sportivo, ideale per track day e per... Comunque anche per quelle discipline tipo racing start e rally storici dove è obbligatoria l'utilizzo di pneumatici per uso stradale. Come potete vedere dal disegno il, è stato un po' stravolto il concetto del pneumatico proprio per venire incontro alle nuove, alle nuove normative che richiede la comunità europea sulla rumorosità e sulla resistenza al rotolamento. Il disegno precedente era, era un, sim, un direzionale Qui siamo andati su un disegno che è asimmetrico, per cui la parte esterna che è questa è, è più chiusa, la parte interna è più aperta per dare un maggior drenaggio e comunque ridurre la rumorosità. Il, il disegno, il, comunque la carcassa è stata completamente rivista e anche la mescola è completamente eh, rinnovata con uh, l'esperienza le, fatta nel mondiale turismo, per cui le nuove mescole che stiamo utilizzando anche per la SEAT, che ci sta dando veramente delle grosse soddisfazioni questo tipo di prodotto. Anche il disegno è stato particolarmente curato perché un pneumatico come questo può, può avere diciamo così dell'usura irregolare se eh, di conseguenza per evitare questo è stato inclinato l'angolo che vedete se voi vedete la scanalatura c'è un angolo inclinato che permette di una minor flessione del tassello e di conseguenza la minor flessione del tassello su un utilizzo in pista permette di avere un'usura un molto più regolare e perciò di avere una, una vita maggiore. Ovviamente, ripeto, questo è un pneumatico nato per questo tipo di impiego, per cui in, durante l'inverno, la stagione fredda, è assolutamente da sconsigliare per l'utilizzo. Allora, nel no, te... caso Yokohama, dà la garanzia a 360 gradi. Questa è la tua prima apparizione della stagione 2016? Perché purtroppo, come tu sai, Luana il tempo scorre. Eh, lo so che scorre. Volevo ricordarti solo una cosa: ha parlato di track day e volevo ricordare un, un evento che si terrà all'autodromo di Francia Corta. Tu sei grande amico di Top Gear, e io sarò coinvolta. Quindi, il 18 giugno in Francia Corta ci sarà un track day in cui sicuramente molti utilizzeranno gli pneumatici Yokohama. E quindi lo ricordiamo. Io, sono più che altro amico delle ombrelline, ma di questo ne parleremo dopo. <ride> Sai che cosa devo dire? Pubblicità. Pubblicità. Bene, amici di motori, cambio di scenario, rimangono sempre punti fissi Luana Vollero e Bruno Sandrini, perché? Luana, perché? ma non so perché perché dobbiamo parlare di due ruote e io ho conosciuto Vittorio Iannuzzo che è già amico di motore a 360 gradi è proprio diciamo nell'ambiente più motociclistico possibile sì. al parco Cani insieme <ride> perché è vero perché io ho ci potrebbe off offendere Bruno no io ho due fantastici lupi circoslovacchi. lui ha un Amstaff bellissimo che si chiama King che Sandro ben conosce e ben sopporta durante le trasferte insomma quindi questo era il modo per introdurre eh, l'ospite che ci terrà compagnia in questo blocco, Attilio, perché appunto Vittorio mh, è, un, è un amico, Vittorio Iannuzzo, pilota Superbike, lo, lo conosciamo, però forse è meglio che Sandro racconti delle sue gesta, anche perché hanno fatto una trasferta in Spagna. Non si sono... chiamasse Sandro, però eh? no, 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 va bene così, Se lo faccio, ti, faccio, <ride> ti faccio riposare un attimo, e, e siccome la grande famiglia di motori si è allargata, Brescia motori concessionaria Land Rover e Jaguar sarà partner per tutta la stagione. Indegnamente eh, mi sono divertito con la nuova Jaguar XF Servizio. XF si posiziona fra le solide performance di XE e l'assoluta eleganza di XJ. Dalla combinazione di queste eccezionali caratteristiche è nata la XF, la berlina sportiva più dinamica della sua generazione. Basta rimanere focalizzati su elementi essenziali, i bravi designer amano da sempre la semplicità. Questo ha detto Ilan Callum, Design directo della Jaguar. XF è un esempio classico di purezza al design, in stile Jaguar. Linee forti, che esprimono un carattere dinamico e migliorano la potenzialità della vettura in termini di aerodinamicità, visibilità, stabilità e sicurezza. XF è disponibile coi fari a LED adattivi, con le distintive luci anteriori diurne dal classico design AG, per una presenza su strada inconfondibile. La qualità delle luci a LED, vicina a quelle della luce diurna, aiuta a distinguere meglio gli oggetti, riducendo la fatica nella guida notturna. Al posteriore le luci di coda di XF fanno mostra di un elegante design ispirato all'F-Type, con un doppio circolo a intersezione orizzontale. Le luci di arresto a LED, oltre ad essere più luminose rispetto alle lampade alogene, usano anche di meno energia, contribuendo alla maggiore efficienza generale di XF. I LED inoltre si accendono più in fretta, permettono una reazione più rapida alla frenata di XF da parte dei veicoli che la seguono. Da notare il dettaglio del motivo grafico interno alle luci di coda, uno degli eleganti tocchi che distinguono XF. Il design filante esterno della vettura ha una sua naturale aerodinamicità, la forma avanzata ne esalta le doti di maneggevolezza, dinamica e raffinatezza. Anche l'altezza e l'inclinazione al cofano posteriore, oltre al discreto spoiler, sono studiati per ridurre la resistenza e migliorare la deportazione dell'auto. La carrozzeria, infatti, genera ben 50 kg di portanza aggiuntiva ai 160 km/h, garantendo così maggiore stabilità e contribuendo a mantenere XF alla più connessa strada. Prendo la portiera di XF, viene subito attratto al pulsante d'accensione, il cui ritmo, come un battito cardiaco, crea all'istante una connessione emozionale fra il guidatore la sua auto. I suoi 72 battiti al minuto sono gli stessi di un vero giaguaro a riposo. XF è lì in agguato, pronta all'azione. Ora si preme il pulsante start. L'auto si risveglia, le luci interne soffuse si accendono con una perfetta esecuzione coreografica, le bocchette dell'aria ruotano il selettore Jaguar Drive si solleva gradualmente e il rombo del motore sale per preparare all'emozionante guida. Gli interni XF Offre un comfort eccezionale, un senso di benessere, un'ampia scelta di funzionalità. Il numero di pulsanti e interruttori è stato ridotto per un look pulito e ordinato, oltre che per una maggiore facilità d'uso. Qualunque combinazione di interni si scelga si avrà sempre materiali di massima qualità. Le pelli e le finiture sono selezionate con la massima attenzione per garantire che dentro la XF tutto sia gradevole al tatto. Si può creare una XF perfetta. Scegliendola tra finiture in alluminio, fibre di carbonio o inserti in legno da associare a un'elegante selezione di pelle. L'abitacolo posteriore di XF offre eleganza, versatilità e spazio. XF è disponibile con tre motori diesel. Due di questi appartengono alla nuova gamma Ingenium, il 2000 I4 Turbo Diesel da 163 cavalli. I motori Ingenium totalmente in alluminio di questa avanzata gamma sono generalmente 20 kg più leggeri rispetto agli equivalenti della precedente generazione con un netto guadagno di efficienza. Le prestazioni sono fluide, l'erogazione della potenza è immediata, mentre i consumi e le emissioni di CO2 sono minori. È disponibile anche la famosa versione diesel 3000 V6. In linea con i requisiti prestazionali di XF, la potenza è stata aumentata a 300 cavalli. I motori benzina XF offrono potenza e grande reattività a tutti i regimi un'efficienza nettamente migliorata. Utilizzato anche sulla Jaguar F Type, il motore 3000 V6, benzina disponibile in versione 340 e 380 cavalli. Con il nuovo motore da 380 cavalli XF accelera da 0 a 100 in 5 secondi e 3. Fatto riposare Luana da Sandro a Sandrini? Ma sì, ma perché tre quarti della gente lo chiama Sandro per abbreviare Sandrini, però poi in effetti Sandro sembra il nome e non è più Bruno, ma è Sandro. Vabbè, comunque è Bruno Sandro Sandrini, questo, ah, questo è quanto Sei diventato nobile. buono esatto. bello oggi, oggi Ma hai un battito di ciglia, tra l'altro. Tu vai in motori e ti si apriranno <ride> tutte le porte. diventerò Senti un anche un po', Ma non invitarci quando vai a fare quelle cose lì. Eh? Tu penso per le tue Jaguar Super <ride> è Space che ne parleremo la settimana prossima. Vabbè. Adesso diamo la parola a Bruno. <ride> sì, eh, torniamo un attimo all'avventura di Vittorio, perché la voglio chiamare avventura, perché è partita poco tempo fa questa, questa nuova stagione motociclistica che lo vede protagonista nel campionato nazionale più ambito in, in Europa, che è il British Superbike. Un campionato sicuramente difficile, anzi... Che vede al via un, un livello di piloti elevatissimo, forse, e mi permetto io di dirlo, un livello più elevato di quello del campionato mondiale superbike. E eh, che lo vede protagonista in sella da una Kawasaki, ma soprattutto che lo vede vivere un motociclismo diverso che lo riporta un attimo agli albori della sua carriera. Sbaglio, Vittorio. Sì, in effetti il campionato, il campionato superbike inglese è veramente, è veramente difficile perché si alternano piloti, piste e team di altissimo livello, quindi eh, è un campionato dove per essere competitivi bisogna avere tutto al 100%. Però in tutto questo si respira ancora un'area molto molto eh, racing anni 90, quando comunque il paddock era um, un luogo dove si incontravano i piloti, parlavano tra di loro, si scherzava, si rideva. Questa cosa che, è, quella cosa che si è persa un po' nel mondiale, nel mondiale superbike. Quindi, eh, oltre ad avere il piacere di correre in pista, eh, nelle piste comunque bellissime che ci sono in Inghilterra, c'è anche il piacere e la voglia di vivere il paddock al 100%, anche nella sua, eh, nella sua parte un po' più rustica. No? E quindi, questa cosa ti permette anche di avere. Il piacere di andare a fare le gare al di fuori del risultato finale, quello che poi quello che si, che si, che si fa in pista. Ma a parte il, il discorso del paddock, in pista la battaglia è, come si dice, senza esclusione di colpi. Perché come mi dicevi, pioggia o non pioggia, bagnato, asciutto, pista umida, eh, e lì non si guarda in faccia a nessuno. Sì, in Inghilterra c'è proprio questa particolarità che, che loro hanno un clima sicuramente non adatto proprio ad andare in moto, però... Per loro che vivono in quel clima è una cosa normalissima cercare di, di sfidare diciamo, la pista a oltre 300 all'ora con delle condizioni estreme di freddo, di pioggia, di umido. Quindi per noi piloti europei è molto difficile affrontare, abituarsi a queste, a queste condizioni, mentre per loro è un qualcosa di veramente molto mh, semplice. E, e questo è il problema più grosso che, ris che sto riscontrando in questa prima parte, in un'unica gara che abbiamo fatto dove il mio problema più grosso è stato proprio abituarmi alle temperature estreme che loro, che loro hanno però adesso vediamo di, di riscaldarci un po' e cercare di fare meglio Una stagione che ha come obiettivo appunto quello di, di prendere confidenza con questo campionato di crescere nel corso della stagione e di portare in alto il team Gearlink Kawasaki dove... Eh, tu sei stato scelto proprio per, per essere protagonista questa è una squadra ufficiale che ha vanta parecchi titoli nel, nel campionato super sport una, una classe che tu conosci bene e che vuole diventare assoluta protagonista anche della classe regina sì sì in effetti loro hanno, hanno puntato su di me cercando di, di, di sfruttare la mia esperienza a livello mondiale e, e vogliono in questo momento non mi stanno dando troppa pressione perché sanno che devo avere una serie di di gare di rodaggio per capire un po' proprio il campionato, eh, ma personalmente io spero e cercherò di essere al massimo della condizione verso metà, verso metà campionato, quando arriveranno i circuiti che anche conosco e magari cercare proprio su quelle piste di avvicinarci al podio il più possibile. Ecco, eh, la tua attività però non si ferma alla, alla terra di Albione, ma bensì eh, si svolge anche in terra bresciana. Il, il tuo impegno con la riding school di Luca Pedrasoli eh, va avanti ormai da più stagioni. E, e comunque eh, la tua frequentazione bresciana è alquanto costante, giusto? Sì, mi manca solo l'accento, però ormai <ride> posso definirmi bresciano a 100% perché comunque passo tutto il mio tempo libero al di fuori delle gare. Eh, qui a Brescia e ho tanti amici, ho tanti sponsor, tanti supporter. Eh, ho te, quindi ho conosciuto Luana <ride> al Parco dei Cani. Ah, ecco proprio io. Quindi, <ride> 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 quindi posso, dopo questa, posso definirmi Bresciano al 100%. <ride> Top, decisamente. Eh, quindi, non, non ci resta che. Augurarci di avere Vittorio eh, presente il più possibile anche nelle, masi, nelle manifestazioni che si svolgeranno qui in terra bresciana, di rivederlo qui a motori, di fargli il migliore in bocca al lupo per questa stagione di British Superbike, che lo possa vedere assoluto protagonista. E non posso far altro che ripassare la parola a Tilio. Grazie Bruno, intanto do al tempo alla regia di preparare un servizio di un nuovo sponsor, dalle 4 alle 2 ruote. Ritorniamo un attimo ha le vetture anziane, vintage, tra poco partirà la mille miglia storica e la nostra Luana si è data proprio a, a tutto, a 360 ⁇ gradi, personaggio schivo, personaggio molto bravo, è più acclamato e conclamato nei paesi dell'Est, in Austria, in Bulgaria, in Romania, però la sua sede è qua a Brescia. E con Luana cosa abbiamo fatto? Decisamente siamo andati a trovare Noci Motor Classic, vediamo servizi. amici di motori a 360 gradi e amici di motori a 360 gradi classic ci troviamo nel mondo delle meraviglie degli amanti delle vetture d'epoca ci troviamo in compagnia di Pietro Noci che non ha bisogno di presentazioni Buongiorno. ma insomma dai sei un amico di motori sì. e ovviamente sei super conosciuto nel nel mondo delle auto d'epoca delle auto classiche perché? Perché fai un lavoro che è fondamentale per tutti coloro che desiderano e amano correre con vetture d'epoca, gare speciali come ad esempio la 1000 Miglia, ne diciamo una su tutte ma ce ne sono tantissime e le conosciamo. Di cosa ti occupi? Raccontiamolo ai pochi che ancora non lo sanno. Siamo noi, dal rottame che ci arriva di una vettura, la trasformiamo come quando usciva dal nuovo. Facciamo un restauro totale che inizia dalla ciclistica, passiamo al motore, al cambio. E poi passiamo alla carrozzeria, gli interni, impianto elettrico, e la portiamo come nuovo, come quando usciva all'epoca. Quando dici dei rottami che ci arrivano, cosa intendi? Un rottame, diciamo, il ritrovo di una vettura può essere in vari stadi. Cioè può essere il primo stadio, che è quello più disastroso, che arriva proprio a livello mh, come se dovessi trovare una macchina nel mare, la tiri fuori dal mare in quelle condizioni. Per cui tutta arrugginita, chiamiamo così. E per cui da lì cominci smonti tutto. Ripristini le parti che si possono ripristinare, che sono ancora utilizzabili, oppure dopo i pezzi mancanti ci sono specialisti del settore che ricostruiscono i pezzi. Se invece, come in questo caso di anteguerra, non c'è più quasi nessuno che ricostruisce questi pezzi, allora li rifacciamo noi al nuovo. Secondo step c'è la macchina al 50%, nel senso che o è un restauro datato, okay, oppure è un ritrovo di una macchina che è stata. Per 30 anni, 40 abbandonata. anni, abbandonata in qualche garage, e allora lì c'è il cliente che desidera la macchina nuova oppure c'è il cliente che desidera il restauro parziale, cioè nel senso cercare di mantenere il più possibile la macchina allo stato che si trova e rendendola idonea per viaggiare certo. su strada, oppure c'è quello che invece vi dice la vuole. Dopo c'è l'ultimo stadio che proprio è il restauro, come dicevo, di pochi anni per cui fai un ripristino leggero per poter circolare o come tanti e dopo per fare manifestazioni di auto storiche. Allora, in questo caso, qui alle nostre spalle abbiamo un, un gioiellino che è partito da quale stadio, Pietro? Questo addirittura <ride> la carrozzeria mancava. La, la carrozzeria proprio non esisteva, eh, è un ansaldo tipo H4 che può fare la mille miglia. E, e dove è stata ritrovata? Questa è stata ritrovata in provincia di Brescia, però... <ride> non mi puoi raccontare esatto, esattamente, esattamente come ok? Okay. E la macchina è stata ritrovata diciamo, con una scocca non, che non era adiacente al, al chassis che, che trova ora. Uh -huh. La macchina abbiamo, trovato, abbiamo fatto una, una ricerca storica per mantenerla nelle condizioni di allora del 27. Ha una carrozzeria stabilimenti farina, non Pini farina, stabilimenti farina. È stata ricostruita totalmente perché la macchina, quando è arrivata da noi, c'era lo chassis sulle ruote. Motore, cambio e parte della carrozzeria, che era appena, si chiama parafiamma, è la parte che divide il motore dall'abitacolo, appena la parte qua davanti. Questa vettura quando ti è arrivata? Questa vettura è arrivata da noi giugno 2015. E In meno di un anno. anno. Stiamo, cioè partecipa alla Mille Miglia del 2016. Diciamo che tra noi, i carrozzeri che collaborano con noi, i tappezzeri, diciamo, ci sono dati da fare. E, e raccontiamo che eh, Pietro, adesso voi vedete questa macchina alle nostre spalle, ma alle spalle della telecamera c'è un'officina piena di vetture, e quindi ovviamente nel momento in cui ti dedichi a una vettura non puoi neanche dedicarti solo a questa e lasciar perdere il resto dell'officina. Quindi è un lavoro di squadra, sì, di equip che si deve incastrare alla perfezione. Esatto, io volevo ringraziare anche tutti i miei ragazzi, comunque noi qua siamo otto persone e grazie a loro posso fare quello che ho che mai detto come hai anticipato tu di incastrare tanti tipologie di lavoro. Dopo ci sono anche i tempi morti, nel senso che quando noi abbiamo fatto la ciclistica la macchina va in carrozzeria, per cui per noi è un tempo morto certo. dove, dove di cui noi non, non lavoriamo tra certo. vettura. Dovete aspettare il rientro, il rientro della, della vettura, della vettura. E per cui noi lo chiamiamo tempo morto. Nel tempo morto riusciamo a dedicare più tempo, casomai, su un'altra vettura tipo questa, okay, che anche questa parteciperà alla Mida Emilia, per cui ci alterniamo così. Però per fortuna ci sono i ragazzi che... Che facciamo squadra, ecco assolutamente. assolutamente. Allora, ci ha accennato a un'altra vettura, ma noi dobbiamo chiudere qui questa prima clip dedicata a Noci e al mondo delle vetture d'epoca che lui restaura praticamente da zero. Ma ci ritroviamo per un'altra clip in cui andremo a scoprire un'altra vettura e un altro mondo dedicato alle riparazioni. Grazie. Bene, eh, amici di Motori a 360 ⁇ siamo arrivati alla, a questa ultima parte, eh, abbiamo voluto, voluto fare una panoramica dei nuovi amici che ci accompagneranno per tutta la stagione e adesso presenteremo persone che a me sono care perché qualche volta basti con chi è un autodromo di Francia Corta, uf ufficialmente sarà l'ufficio stampa, ma dipende da quando ho voglia di lavorare. Chi invece ha voglia di lavorare sono questi due personaggi. Che faccio presentare a Luana che stasera ha detto che vuole lavorare. <ride> a te Luana. Allora, Federica Papa che è la responsabile marketing dell'autodromo e che è, pronta, che è pronta a raccontarci diciamo, la netta ripresa dell'autodromo dell e tutta la stagione che sta per arrivare perché eh, è ricca di appuntamenti, alcuni li abbiamo già ricordati però eh, ne parlerei insieme a lei. E poi eh, Luca, Mantovani, che, Luca Mantovani che invece è responsabile di tutti buonasera. i corsi di guida sicura, sì. è già stato eh, ospite qui a Motore 360° gradi, lo conosciamo bene. e Già invitato, mi ha già invitato casualmente, a, casualmente in autodromo. A, invitato, a provare, a a te non ti invita nessuno. Invitato. Ma tu hai detto che sei di casa, non ti devono invitare. Sottinteso? Sì, però, scusa. Ma comunque, la prossima volta <ride> che nasco, nasco con qualcosa di diverso. <ride> allora, cominciamo dalle Ladies. Cosa dici? Dacci un po' di, di news: come sta andando l'autodromo? Eh, dopo un, un periodo diciamo un po' particolare, adesso ha ingranato la marcia giusta. E prima, seconda, terza, quarta, quinta. Assolutamente, anche la sesta direi a questo punto. Perché il calendario sarebbe veramente da clonare. L'abbiamo praticamente riempito tutto ed è stata una soddisfazione enorme perché. Senza parlare del passato, che non è mai simpatico parlare del passato, Se il presente sta andando gli benissimo. Non perciò... <ride> esatto, no, il presente sta andando veramente molto bene e siamo, siamo contenti, cioè abbiamo un sacco di eventi motociclistici, automobilistici, ehm, abbiamo veramente le giornate piene, quindi a parte le case automobilistiche, manteniamo sempre la collaborazione con la Riding School di Luca Pedersoli, che è un po' il fiore all'occhiello dell'ambiente motociclistico e per noi è un vanto averla lì. Eh, ricordiamo il moto estate, prima Bruno Sandrini ne ha parlato. Quindi, appuntamento assolutamente il 7 e l'8 maggio col moto estate. E, e poi ci stiamo preparando anche a tantissimi eventi in pista, perché a parte gli eventi privati, abbiamo ehm, accentuato il, così, la voglia di, di, di girare in pista anche al tramonto con questo um, nuovo evento, il Drive Sunset e quindi possiamo dire che siamo veramente molto, molto soddisfatti. Le richieste sono tantissime e davvero cioè, non, non ci aspettavamo una... sapevamo che l'interesse c'era ma non pensavamo addirittura un interesse così, così importante, Qui, esponenziale. Quindi io e Luana potremmo venire mano nella mano sul tramonto ah, dalla sì. Francia Corta, <ride> fare un giro anzi se guida lei è meglio di no, però se dovessi dire una cosa Fede, il mulino bianco, pasta barilla, c'è qualcosa che può essere attinente all'autodromo, personaggi importanti che vengono? Eh, sì eh, e siamo contenti di aver ripreso quindi anche questi, questi clienti tra virgolette vecchi, ecco, li abbiamo un po' fidelizzati. Eh, tu hai accennato appunto a questo, a questo nome importante: uno dei, tanti Rie, nomi, eh? uno dei tanti nomi. Sì, Paolo Barilla è spesso da noi a girare in autodromo, eh, ma non solo. Cioè, la cosa più importante effettivamente per noi è aver ripreso la collaborazione con le case automobilistiche. E, è veramente un, una soddisfazione enorme riaverle lì e poi riaverle in pista nel paddock, nelle varie ospitality con, con i vari eventi. Ecco. quindi... Luana, tu sai che nel mio DNA c'è un discorso molto importante, al di là delle battute, la scuola di guida sicura, ho una fondazione che fa corsi di guida, però presenti sì, tu l'ospite. Eh, assolutamente, Luca, io vorrei capire come ci si avvicina no? a, a, questo, a questo settore particolare, che cosa si può fare se c'è qualcuno interessato, quali sono i contatti da prendere e come funziona effettivamente. Beh, intanto dobbiamo dire che eh, anch'io sono felice di essere ritornato all'autodromo all di Francia Corta perché è un contenitore di tantissime cose, dal cartodromo al centro guida sicura appunto, alla pista. Per cui, un luogo dove ci si diverte coi motori ma si impara anche. Si impara perché? Perché noi nel nostro centro guida, specialmente con i giovani ma anche con chi fa tantissimi chilometri, è sempre in auto, eccetera. Proponiamo dei corsi di guida molto easy, di una giornata, dove in simpatia con i nostri istruttori, con le nostre vetture, si può venire a, a provare quello che una vettura può fare, anche una vettura moderna, se non guidata in maniera corretta. Sappiamo che spesso gli incidenti succedono per imperizia e per, per poca, poca attenzione di chi guida, più che, più che per colpa dell'automobile. Bisogna comunque saper guidare bene. Noi facciamo questi corsi, ci si mette in contatto con l'autodromo, eh, nel nostro sito internet ci sono tutte le informazioni e si può veramente prendere quella... Mh, non vogliamo far diventare nessuno dei, dei campioni tipo Schumacher, non è questo lo scopo della guida sicura, lo scopo è quello di dimostrare come una vettura deve essere guidata, deve essere guidata con, con grano salis, con attenzione e essere pronti proprio all'imprevisto. Una volta passata una giornata con noi è sempre consigliabile chiaramente prima avere un po' di dimestichezza, parlo anche per i giovani, no? per cui sei mesi di guida, poi magari venire da noi e una volta, una volta passata la giornata veramente si riesce a capire quanto bisogna stare attenti con l'auto alla guida, quanto bisogna stare attenti sulla strada, ci si porta via un bagaglio anche di esperienze della giornata, non solo simpatiche perché si sta tutti assieme, ma anche molto formative per cui... non, non, non c'è un'età per imparare a guidare. Vogliamo magari anche sottolineare questa cosa, perché è facile che magari il ragazzo che ha appena preso la patente possa pensare di voler fare un corso di guida sicura, perché magari il genitore lo può spingere in un modo o nell'altro. Però un corso di guida sicura può essere fatto anche a 50-60 anni. No, no. Ti chiedo scusa, ti lascio la risposta. Dopo il servizio sull'ACI, perché purtroppo sai che eh, dobbiamo rispettare i partner, pensaci bene, io so qual è la tua risposta, Luca. e Luana ha intervistato il direttore dell'automobile di Brescia, dottor Angelo Centola, partner di Motori. Servizio. Cosa c'è nelle mie mani? Cosa c'è nelle mie mani? Beh. Finalmente mi è arrivata. No, dai, devo dire che è arrivata in, in poco tempo. Sono io che ho latitato per un po' perché eh, non riuscivo ad incastrare i miei impegni, ma finalmente ah, ma ci sono. È una fatica, ma <ride> ce l'abbiamo fatta. Ma diciamo la verità, possiamo dire la verità: è arrivato Attilio e ho detto ad Attilio: Attilio, falla per te, falla anche per me, perché non ce la facciamo a incastrarci. È stata così, diciamo sì, la verità. Sì, sì. Sì, sì, dobbiamo dire che abbiamo preso con una fava due, due piccioni, quindi va bene così. dai. Assolutamente sì. Che cos di cosa stiamo parlando? Della tessera Gold ACI. Questa è la mia tessera personale ed è una tessera che eh, può darmi veramente tantissimi vantaggi. È una tessera che ha il costo di 99 euro all'anno e, e che. I soci, ovviamente, eh, che hanno la possibilità e hanno la voglia di venire a, a effettuare l'iscrizione, a compilare questo modulo per ottenere questa tessera, eh, riusciranno ad avere veramente molti, molti vantaggi. Quali sono i vantaggi che ci può dare la tessera Gold che ho scoperto non essere d'oro? È di plastica. Non illudetevi! <ride> Vabbè, Ma noi non viaggiamo per apparenza, noi viaggiamo per sostanza, <ride> ecco. quindi diciamo che i, i servizi invisibili contenuti in quella tessera sono dei servizi veramente rilevantissimi, che spaziano tutto, diciamo, tutte le stanze e tutte le esigenze che un nostro socio, un nostro automobilista possa presentare. Quindi dall'auto, con tutti i, i servizi tecnici all'auto e ci mancherebbe altro, siamo, siamo in ACI, quindi dobbiamo assolutamente... Tutelare l'auto, quindi il cosiddetto carraattrezzi piuttosto che l'auto sostitutiva, piuttosto che il proseguimento del viaggio in treno, taxi, albergo, eccetera, eccetera. Naturalmente, il rientro dell'auto a casa, il nostro unico servizio, non, non ce l'ha nessuno, cioè nel senso, riusciamo a far eh, venire presso il, la nostra provincia un'auto che purtroppo ha avuto problemi in, in, in altre province. Ma naturalmente quello che a me piace. Eh, ricordare è il fatto che questa tessera possa presentare dei servizi anche nella vita di tutti i giorni dell'automobilista, quindi del, del nostro socio, cioè nel senso il nostro socio frequenta la propria abitazione come tutti i, gli abitanti di una nostra casa. A problematiche eh, casalinghe quotidiane, come può essere quel piccolo intervento in cui, eh, in cui si, si necessita l'intervento di un fabbro, di un falegname, di un elettricista e anche di un, un idraulico. Sai cosa ci fanno tutti insieme? Un medico, un idraulico, un meccanico, un autista, un pediatra, un avvocato, un falegname, un fabbro e un elettricista in uno spazio di 11 cm x 7? Fanno una tessera a Cigold, la sapevi. Mmm. -hmm. Poi, naturalmente, abbiamo su questa tessera anche dei servizi legati a dei momenti particolari nella conduzione di un'auto. Perché capita spesso che un automobilista può come dire, eh, optare in maniera inconsapevole un carburante piuttosto che un altro. Poi, l'auto, quel, quel carburante no, non lo prevede e quindi può, <ride> può avere delle problematiche di un certo tipo. Noi di ACI riusciamo a ripulire il serbatoio in maniera molto. Professionale è sempre compreso il prezzo nella tessera ACI come eleganti il direttore praticamente se siamo così polli da mettere un diesel in un'auto a benzina o di mettere della benzina in un'auto diesel o se siamo così polli da restare a piedi in autostrada perché ci siamo dimenticati semplicemente di fare carburante ACI ci può aiutare sì, sì, diciamo che noi siamo di, di ausilio ma eh, come dire cerchiamo anche di tutelare la memoria del nostro socio perché il nostro socio già, può, può avere tanti pensieri quindi probabilmente uno dei pensieri fondamentali può, 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 può sfuggire. Però noi, ACI, l'importante è che il socio si ricordi, si ricordi il numero verde, che è l'803-116. Ma non serve ricordarselo? Perché c'è scritto dietro? Sì. sì, è scritto in maniera un po' più piccola, però <ride> diciamo che io lo voglio comunicare in maniera okay. un po' più evidente. 803-116, il nostro numero verde, quindi per qualsiasi situazione in, in cui il socio... Che sta eh, viaggiando, che sta guidando un'auto si trova a, a considerare deve fare sempre il numero verde e tutti i servizi di ACI partono in maniera naturalmente gratuita perché sono compresi nella tessera. Poi, voglio dire anche una cosa molto importante perché eh, parlo anche per esperienza personale: la, la Gold mh, dà a, a disposizione per qualche esigenza anche un servizio di prestazione sanitaria, che è molto importante, cioè nel senso. Sia per il socio ma anche per la famiglia del socio, quindi un socio che ha diciamo, prole, che ha moglie, quindi ha tutta l'opportunità eh, di poter eh, considerare questi servizi all'interno della propria tessera. E tra cui ricordiamo che AC Gold mette a disposizione un servizio di pediatra, e quindi questo fa riferimento alla famiglia con prole, oppure eh, mette a disposizione anche. Un servizio di cardiologo, perché la cardiologia, quindi la l'attivazione, è molto importante. Come ACI Brescia ci stiamo muovendo a livello locale per integrare questi due servizi di prestazione sanitaria con un servizio legato a una prestazione sanitaria che fa riferimento all'oculistica, perché noi partiamo dal presupposto che chi non vede probabilmente non può guidare chiedo scusa per una quinta osservazione <ride> questa chiedo scusa se magari diciamo, il passaggio è stato un po leggero però è, come dire, è importante perché secondo noi oltre alle prestazioni di 10 eh, gol legate al cardiologo piuttosto che al pediatra è importante per l'automobilista avere una prestazione legata al servizio di oculistica e poi più in là Metteremo anche in piedi un servizio legato alla prestazione di odorino laringoiata, cioè, nel senso di poter tutelare anche eh, l'udito perché. Eh, per guidare bene bisogna naturalmente vedere bene, ma naturalmente anche ascoltare e sentire bene. Ricordiamo anche che eh, c'è un ulteriore servizio di cui abbiamo già parlato approfonditamente in una delle eh, nostre precedenti edizioni ehm, e stiamo parlando ovviamente del, del corso per recuperare i punti della patente, che eh, ovviamente è ovviamente no che è gratuito perché non è ovvio e scontato, anzi è un servizio veramente importante, è gratuito per i soci gold. Quindi se avete la sfortuna di incappare in una di queste situazioni, cioè in quella di dover frequentare un corso per recuperare i punti della propria patente, della vostra patente, ACI potrà rimborsarvi il costo dell'intero corso. ACI rimborsa in maniera totale, solo i, i corsi classici, quelli di, per, le, per la patente B o per le patente diciamo più ordinarie fino a 12 ore di frequentazione, ma anche i corsi per le patenti superiori che hanno, 9 ore, eh, che hanno 18 ore di frequentazione per le patenti superiori, quindi hanno un costo, un costo un po' più elevato. Venite quindi a sottoscrivere la vostra tessera gold, gli sportelli sono aperti con orario continuato fino alle ore 17, ci sono davvero tantissimi modi per poterla sottoscrivere. Potete sfruttare la vostra pausa pranzo, come dicevamo nelle precedenti edizioni, e potete anche recuperare le informazioni prima di, eh, prima di sottoscriverle, prima di compilare il modulo. Quindi informatevi e poi vedrete che una volta che siete veramente informati, come abbiamo cercato tra l'altro oggi no, di, di fare, eh, sicuramente sottoscriverete la vostra tessera. Grazie ancora, Angelo, per essere stato con noi. E noi ci salutiamo e spero di ritornare presto ancora una volta negli uffici di Aci. Sì, perché eh sì, no? l'anno prossimo la dovrò rinnovare: 99 euro spesi bene. Sì mi sono costati quei 99 euro a pianto tutto un pomeriggio <ride> <ride> però Luana siamo in attesa di una risposta se non sbaglio siamo in attesa di una risposta sì ci eravamo lasciati con il quesito ma eh, i corsi di guida sicura possono essere adatti a tutte le età? punto di domanda? sì possono essere adatti a tutte le età chiaramente scusa perché guardi me? <ride> stavo guardando in camera a dire la verità comunque no sono adatti a tutte le età chiaramente dopo tanti anni di guida si possono avere delle, delle piccole cosine da sistemare, magari delle brutte abitudini prese durante, durante la nostra vita automobilistica, mentre il giovane invece è ancora quello che noi chiamiamo un po' terreno vergine. No? Però la cosa migliore per tutti quando ci si avvicina a un corso, fare tabula rasa di quello che, che si è fatto, partire da zero con i nostri istruttori preparati, e provare veramente cosa vuol dire controllare un'automobile in... in Situazioni di emergenza. Qual è l'abitudine più sbagliata che hai avuto modo di Ma, riscontrare? Mani sul volante, sempre 9:15, già quello portarselo a casa vuol dire portarsi a casa una buona parte del corso. <ride> Mi sa che dovrò farlo anch'io allora. <ride> sì, e beh, sei se, se, se vicina, quantomeno. Assolutamente sì, sono, sono comoda. Sono comoda. <ride> Volevamo a Tilio anche ricordare eh, l'amico Ettore, mh, visto che l'abbiamo nominato prima, l'abbiamo intervistato in occasione dello speciale eh, Francia Cortarelli Show, l'ho eh, intervistato. intervistato. Federica, prima mi dicevi che eh, il fatto che insomma, la proprietà sia anche veramente coinvolta in tutto l'operato e che viva eh, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 l'autodromo è un plus. Assolutamente sì, è il valore aggiunto direi perché è un punto di riferimento importantissimo e c'è una totale collaborazione tra quello che menzionava Luca, cioè la parte del, del cartodromo, il centro di guida sicura, la pista, cioè il fatto di avere un unico punto di riferimento e poi è un punto di riferimento importantissimo perché Ettore Bonara è competenza, esperienza, professionalità e soprattutto tantissimo cuore, ma veramente tantissimo cuore che infonde anche a noi di tutto lo staff. E, da quel surplus proprio per, per tutto quanto gli eventi c'è cioè, una bella atmosfera, si lavora bene, si lavora proprio con gioia è bello andare in autodromo, molto ogni tanto vedi anche Attilio passare così nei eh, corridoi? raramente <ride> sai, chi fa la comunicazione non, è, non deve necessariamente essere negli, negli uffici come eh, Federica e come Luca che loro vivono proprio la realtà dell'autodromo però devo, dire, devo sottoscrivere quello che ha detto Federica con, con l'etere Tribunale, che è una vita che lo conosco, che ha attraversato molte disavventure, tra virgolette, non per colpa sua, però ha avuto ancora il coraggio di girare pagina, di prendersi in mano una patata per un lente che in questo momento non è facile perché gli autodomi, la maggior parte degli autonomi sono tutti in rosso. Qui Francio Corta ha ereditato una situazione che è meglio cancellare, però il Tribunale non lo può cancellare, si è, si è girato pagina, è ritornato l'amico Luca Mantovani che aveva iniziato proprio con Ettore Bonara un, una parte di percorso, è andato via e ha si è fatto altre esperienze che poi sta travasando all'interno dell'autonomo. Con Federica abbiamo avuto il piacere di conoscersi un anno fa. Si è installato un bel fili. Ecco, è veramente quello che ha detto lei, si respira un'altra aria in autodromo, voglia di fare, voglia di dare la, la, e di far partecipare i bresciani a questo punto di riferimento che non è facile trovarsi dietro l'angolo. E quindi e sarà un'ulteriore un sfida che l'autodromo farà come sarà l'ultima e sfida il tuo ultimo minuto di intervista no, allora io approfitterei di questo ultimo minuto per ringraziare gli ospiti che sono stati con noi in questa prima puntata di Motore a 360° gradi. quindi eh, ringraziamo Giuseppe, ringraziamo Vittorio ringraziamo Federica, ringraziamo Luca per Grazie. essere stati Grazie. qui con noi, rinnoviamo ovviamente l'invito per le prossime puntate Motore a 360° gradi è soltanto all'inizio e eh, a Tilio abbiamo in cantiere anche già la prima puntata di Motore a 360° gradi Classic, quindi stiamo per arrivare, stay tuned con, quando dico le Cosa parolacce che tu non capisci. <ride> State connessi. Vabbè, noi siamo su Sky, quindi chi sa l'inglese sicuramente <ride> l'avrà capito. Io invece ringrazio Luana, che eh, tono ripeto è stato una preziosa punto di riferimento per il palinsesto e del forma di motori, come Bruno Sandrini per le due ruote. Ma questo è solo l'inizio. Faremo anche, e questo sarà per me l'ultimo Rally 1000 Miglia, perché come ho detto già, zona Ciro. Come eh, mille miglia finisce, eh, voglio finire in bellezza, quarantesima edizione, però Motori continuerà anche perché ci sono giuste persone che potranno portare avanti quello che abbiamo iniziato 32 anni fa, quando Luana non era ancora nata. Grazie eh, per, <ride> per un pelo però. Eh, per un pelo per un però un pelo. tu ce ne sei ancora. <ride> Ringrazio anche Carlo Fenocchio per la sua mano sulla sigla di Motori a 360 gradi, tutti i, i tecnici, anche Andrea eh, Peretera. E naturalmente l'appuntamento per la settimana prossima è che dire buonanotte.